una calda sera d'estate di fine luglio, una terrazza sotto le stelle con vista sulla provinciale di Monselice, un bravo DJ e stuzzichini a base dei migliori prodotti agricoli del territorio e la riuscita della festa è garantita. Un party a chilometro zero per mettere in mostra tutto ciò che di buono e innovativo sa produrre l'agricoltura, grazie anche alle idee di tanti ragazzi che si sono convertiti al lavoro della terra. E in questo caso si può dire che sono stati attirati qui anche per la gola. Una festa dove i ragazzi si possono divertire, ma allo stesso tempo anche discutere, chiacchierare e parlare, discutere di quei temi che durante l'annata affrontiamo nei vari comitati di Giovani Impresa Padova. Ecco, l'agricoltura ha bisogno di innovazione e qui ne vediamo degli esempi straordinari. Beh sì, questa sera qua si può proprio toccare con mano alcuni esempi di innovazione, perché abbiamo diverse aziende agricole che sono anche reduci dall'Oscar Green, che quest'anno siamo arrivati alla 10ª edizione. Praticamente si premiano i nuovi talenti a livello provinciale, poi regionale, poi nazionale, e si possono anche degustare all'interno alcuni piatti, alcune prelibatezze di alcuni nostri ragazzi. Dal prosciutto di Montagnana, pardon, veneto, berico e euganeo, a deliziosi succhi di frutta ispirati alle insalate, fino alla birra e agli aromi utilizzati al bar e in cucina, qui tutto è rigorosamente naturale. Il pane è fatto con un grano antico rivalutato, con una varietà Timiglia, è una farina, la Timilius, molto sana, molto buona, però è anche il pane della festa. Che cosa ha di speciale questo pane? Un sapore speciale, ingredienti speciali? Il sapore è molto intenso, è molto particolare, molto speciale, e con questo chiudo un po' la serata dicendo, facendo un augurio, mangiatelo e condividetelo in questa bellissima festa. Col pane nero d'abano, olio, evo di Acqua Petrarca, ovvio, abbiamo trovato un abbinamento squisito. Tu sei un giovane imprenditore e ti sei messo a coltivare olio. Esatto, olive, e un giovane agricoltore che fa il frantoiano, una professione. Anche Mojito e Bloody Mary sono molto local. L'unica azienda che ha una varietà di piante così ampia, 100-120 tipi di varietà, tra cui questa sera proponiamo le nostre varietà di menta, che sono una decina per i vari cocktail, insomma. In una serata così una birra a chilometro zero si abbina benissimo. Esattamente. Un brindisi anche ai ragazzi che vogliono intraprendere questa strada del mondo agricolo. Assolutamente, un brindisi a loro. Il mondo agricolo è un mondo molto bello, che in cui torniamo a crederci proprio in questi anni, anche attraverso un prodotto, perché no, qual è la birra. Bella la storia di un'intera famiglia che ha iniziato a lavorare e coltivare lumache dopo aver chiuso l'azienda edilizia. Ci siamo riproposti in questo nuovo lavoro, in questa nuova attività, in un momento di difficoltà della crisi edilizia. Le mogli, io e mia cognata Elisa, con i mariti, con i rispettivi mariti, abbiamo pensato di riproporci, insomma, di ritornare al lavoro della terra. Questa sera cosa avete messo in tavola? Abbiamo preparato delle lumache alla bourguignon. Ai fornelli anche la chef è speciale. Vogliamo spiegare intanto che cos'è un agri-chef? L'agri-chef è una nuova figura professionale, e l'agri-chef in poche parole è il cuoco contadino. Il cuoco che si mette ai fornelli per portare nella tavola dei suoi clienti quello che lui direttamente produce, alleva e coltiva. Allora, questa sera cosa hai proposto? Questa sera abbiamo proposto un mini agri-burger con del salame fresco di maiale, del cavolo cappuccio brasato, una riduzione di vino Merlot IGT. Rigorosamente a chilometro zero. Ah certo, della nostra azienda. Insomma, un party dal sapore intenso che non si fa dimenticare facilmente, anche per le due fuoriserie parcheggiate all'ingresso, una Lamborghini ed una Ferrari, rigorosamente alimentate a bioetanolo a chilometro zero, e che è destinato quindi a fare tendenza. Speriamo anche in futuro di collaborare ancora con Coldiretti, che sono persone professionali e sorridenti soprattutto. I prodotti sono stati graditi? Sì, hanno mangiato praticamente tutto. Ho visto più piattini nei tavoli di quando faccio eventi per 2000 persone, quindi di sicuro è piaciuto.